dove saliamo ormai alla seconda cornice dopo i tre canti che abbiamo dedicato alla Superbia. Grazie. Grazie. Prego. Leggiamo tutto di seguito, come al solito, poi spiego. A un certo punto, più o meno a metà del canto, faccio una pausa di 5 minuti durante la quale mi potete inviare le vostre domande sulla chat. Poi cerco di rispondere e continuiamo, rileggiamo tutto di seguito alla fine. Noi eravamo al sommo della scala dove secondamente si risega lo monte che salendo altrui dismala. Ivi così una cornice lega d'intorno il poggio come la primaia, se non che l'arco suo piuttosto piega. Ombra non gli è né segno che si paia. Parsi la ripe, parsi, la via schietta col livido color della petraia. Se qui per dimandar gente s'aspetta, ragionava il poeta, io temo forse che troppo avrà d'indugio nostra eletta. Poi, fisamente al sole gli occhi porse, fece del destro lato a muover centro e la sinistra parte di sé torse. O dolce lume, a cui fidanza entro per lo nuovo cammin, tu ne conduci, dicea, come condursi vuol qui in centro. Tu scaldi il mondo, tu sovra esso luci, s'altra ragione in contrario non punta, esser dien sempre i tuoi raggi, luci. Quanto di qua per un migliaio si conta, tanto di là eravamo noi già iti, con poco tempo per la voglia pronta. E verso noi volar furono sentiti, non però visti, spiriti parlando, alla mensa d'amor cortesi inviti. La prima voce che passò volando, Uinum non habent, altamente disse, e dietro a noi l'andò reiterando. E prima che del tutto non s'udisse per allungarsi, un'altra, I sono reste, passò gridando, e anco non s'affisse. Oh, dissi, oh padre, che voci sono queste? E come io domandai, ecco la terza dicendo, amate da cui male aveste. E il buon maestro, questo cinghio sferza la colpa dell'invidia e però sono tratte d'amor le corde della ferza. Lo fren vuol essere, del contrario suono, credo che l'udirai per mio avviso, prima che giunghi al passo del perdono. Ma ficca gli occhi per l'aere ben fiso e vedrai gente innanzi a noi sedersi e ciascuno lungo la grotta assiso. Allora più che prima gli occhi apersi, guardammo innanzi e vidi ombre con manti al color della pietra non diversi. E poi che fummo un poco più avanti, udia gridar Maria ora per noi, gridar Michele, Pietro e tutti i santi. Non credo che per terra vada ancora uomo sì duro che non fosse punto per compassione di quel che io vidi poi, che quando fui sì presso di lor giunto che gli Aspetta, arti loro a me solo veniva agli niente Pietro, però occhi niente di Pietro. grave dolore muto. Scusate, ammuto io, ognuno così. Verso 58. Di vil cilicio mi parean coperti, e l'un sofferia l'altro con la spalla, e tutti dalla ripa eran sofferti. Così gli ciechi a cui la roba falla, stanno ai perdoni a chieder lor bisogna, e l'uno il capo sovra l'altro avalla, benché l'altrui pietà tosto si pogna, non pur per lo sonar delle parole, ma per la vista che non meno agogna. E come agli orbi non approda il sole, così all'ombre quivi ond'io parlo ora, luce del ciel di sé largir non vole, che a tutti un fil di ferro i cigli fora e cusce sì, come a spavier selvaggio si fa però che queto non dimora. A me pareva andando a fare oltraggio, veggendo altrui, non essendo veduto, perché io mi volsi al mio consiglio saggio. Ben sapevei che volea dirlo muto, e però non attese mia dimanda, ma disse: parlesi e breve ed arguto.
Virgilio mi venia da quella banda della cornice onde cader si puote, perché da nulla sponda sin ghirlanda. Dall'altra parte m'eran le divote ombre che per l'orribile postura premevan sì che bagnavan le gote. Volsimi a loro e, o gente sicura, incominciai di veder l'alto lume che il disio vostro solo ha in sua cura, se tosto grazia risolva le schiume di vostra coscienza, sì che chiaro per essa scenda della mente il fiume, ditemi che mi fia grazioso e caro, s'anima è qui tra voi che sia latina, e forse lei sarà buon, se io l'apparo. O frate mio, ciascuna è cittadina di una vera città, ma tu vuoi dire che vivessi in Italia peregrina? Questo mi parve per risposto udire più innanzi alquanto che là dove io stava, ond'io mi feci ancor più la sentire. Tra l'altre vidi un'ombra che aspettava in vista e se volesse alcun dir come, lo mento a guisa d'orbo in su levava. Spirito, diss'io, che per salirti dome, se tu sei quelli che mi rispondesti, fammiti punto per luogo o per nome. Io fui sanese, rispose, e con questi altri rimendo qui la vitaria, lagrimando a colui che se ne presti. Savia non fui, avegna che sapia fossi chiamata, e fui degli altrui danni più lieta assai che di ventura mia. E perché tu non creda che io ti inganni, odi si fui, come io ti dico folle, già discendendo l'arco di miei anni. Era lì cittadini miei presso a colle, in campo giunti coi loro avversari, e io pregava il Dio di quel che i volle. Rotti fuor quivi e volti negli amari passi di fuga, e veggendo la caccia, letizia presi a tutte altre dispari, tanto ch'io volsi in sull'ardita faccia, gridando a Dio, o mai più non ti temo, come fa il merlo per poca bonaccia. Pace volle con Dio sullo stremo della mia vita, e ancor non sarebbe lo mio dover per penitenza scemo, se ciò non fosse che a memoria m'ebbe Pier Pettinaio in sue sante orazioni, a cui di me per caritate increbbe. Ma tu chi sei che nostre condizioni vai dimandando e porti gli occhi sciolti, siccome io credo, espirando ragioni? Gli occhi di Sio mi fieno ancor qui tolti, ma picciol tempo, che poca è l'offesa fatta per essere con invidia volti. Troppa è più la paura, onde è sospesa l'anima mia del tormento di sotto, che già lo incarco di laggiù mi pesa. Ed ella a me, chi t'ha dunque condotto quassù tra noi se vuoi ritornar credi? E io, costui che meque non fa motto. E vivo sono, e però mi richiedi, spirito eletto, se tu vuoi chi muova di là per te ancor rimorta i piedi. Oh, questa è a udirsi cosa nuova, rispose, che gran segno è che Dio t'ami. Però col piego tuo talor mi giova, e cheggioti per quel che tu più brami, se mai calchi la terra di Toscana, che ai miei propinti tu ben li rinfami. Tu li vedrai tra quella gente vana che speri in Palamone e perderai di più di speranza che a trovarla Diana, ma più vi perderanno gli ammirai. Allora, vedo che qualcuno ha scritto qualcosa sulla chat. Stiamo leggendo il canto 13. Allora, vi ricordate che nella lezione di introduzione al Purgatorio abbiamo accennato al fatto che, essendo il Purgatorio un regno ancora in formazione, quando Dante scrive, esso è come libro particolarmente didattico. Infatti, i primi versi di questo canto mostrano un po', diciamo, la forma conica di questa montagna, per cui ogni cornice del purgatorio ha un diametro più stretto, più piccolo di quello precedente. È una cosa che voi ormai sapete perché avete visto
i tanti schemi del purgatorio, ma chiaramente gli schemi provengono da queste affermazioni che lo stesso Dante scrittore ci fornisce. Allora, noi eravamo al sommo della scala, vi ricordate Dante e Virgilio stavano salendo questa scala rintagliata dentro la pietra, dove secondamente si risega lo monte che salendo altrui dismala, cioè dove si risega per la seconda volta il monte che mentre si sale dismala, cioè toglie la malizia a tutti quelli che salgono. Questo verbo dismalarsi o dismalare è chiaramente un neologismo dantesco. E quindi sono arrivati Virgilio e Dante alla seconda cornice del purgatorio, che adesso il Dante scrittore si accinge a descrivere, verso 4. Ivi così una cornice lega d'intorno il poggio come la primaria, cioè lì, in questa seconda parte, in questa seconda cornice, c'è tutto attorno, questa sorta di piattaforma che ricinge il poggio, la montagna, come la prima cornice, quella dedicata alla purgazione della superbia, se non che l'arco suo piuttosto piega, con la differenza che il suo arco si raggiunge più velocemente, perché evidentemente, come dicevamo, ha una circonferenza minore rispetto della prima. E quindi da queste informazioni, come accennavo prima, noi possiamo derivare la forma della montagna conica, in qualche modo analoga, ma opposta chiaramente a quel abisso dell'inferno che abbiamo visto che andava diminuendo il diametro dei suoi cerchi man mano che i pellegrini scendevano. Al verso 7, vi ricordate che nella prima cornice Dante aveva visto degli altorilievi sia sulla parete interna del monte sia delle immagini dipinte o disegnate sul pavimento, forse ha creduto che questa fosse la regola dell'intero purgatorio, invece si sorprende umanamente di vederlo diverso dal primo, e quindi al verso 7 ombra non gli è né segno che si paia, cioè lì in questa seconda cornice non ci sono né ombre né segni, non ci sono disegni che appaiano, parsi la ripa e parsi la via schietta col livido color della petraia, cioè sia il bordo sia la via liscia appaiono del colore livido della pietra. Primo segno del peccato, secondo peccato capitale che qui si purga, quello dell'invidia, di cui tuttora diciamo che qualcuno può essere livido, vero? Livido di invidia. Infatti vedremo che queste anime saranno livide anche nel loro abito, nella loro vestimenta, al punto che faranno fatica Dante a distinguerli dalla pietra stessa. E al verso 10, Virgilio, se qui per dimandar gente s'aspetta, ragionava il poeta, io temo forse che troppo avrà di indugio nostra eletta, cioè non essendoci dei segni e non essendoci delle ombre cui domandare, Virgilio ragiona ad alta voce: se qui aspettiamo che venga gente per domandar loro la strada che bisogna prendere, io temo forse che dovremmo aspettare troppo per scegliere da quale parte andare. Quindi Virgilio ha intuito che bisogna comunque intraprendere un cammino da una certa parte, anche senza poter chiedere informazioni come hanno fatto finora nel purgatorio lui e Dante. E che fa qui Virgilio? Una cosa che ha insomma preoccupato per secoli la critica, perché come vedremo è un'azione di Virgilio cui il Dante scrittore diciamo destina molti versi, e quindi di solito abbiamo l'abitudine di assegnare a questo tipo di segnalazione
de segnalazioni un valore simbolico, ma che qui è abbastanza problematico. Quindi leggiamo le terzine successive, verso 13. Poi fissamente al sole gli occhi porse. Cioè Virgilio, dopo aver dichiarato ad alta voce che non era, diciamo, non era disposto ad aspettare che arrivasse della gente per domandare quale strada conveniva prendere, fissa il sole con la vista, fece del destro lato a muover centro e la sinistra parte di sé torse, quindi si torce verso la destra, dove il sole dopo il mezzogiorno nell'emisfero sud, mentre guarda il sole. E qui Virgilio al verso 16 inizia un discorso che si rivolge direttamente al sole in seconda persona. O dolce lume a cui fidanza entro per lo nuovo cammin. Tu ne conduci, dicea, come condursi vuol qui in centro. Allora, o dolce lume, grazie attraverso la cui fiducia io entro attraverso la nuova strada, il nuovo cammino, tu conducici, cioè conducici tu, è come sottinteso, visto che non ci sono anime alle quali possiamo chiedere, come di solito qui dentro tu conduci. Vi ricordate che la prima volta che è apparso il sole nel poema, nel primo canto dell'Inferno, era stato nominato attraverso una perifrasi che rispondeva appunto a questa sua funzione di guida, no? Il bel pianeta che mena dritto altrui per ogni calle, aveva detto Dante quando aveva visto il monte illuminato dai raggi del sole. Il problema è che il sole di solito, anche sulla scia di un'indicazione proprio di Dante nel Convivio, siamo abituati ad associarlo alla grazia divina, di cui però Virgilio come personaggio che rappresenta la scienza umana, la conoscenza naturale, di solito è privo, e perciò questo rende difficile agli studiosi identificare appunto che cosa simboleggia il sole, se è un simbolo, no? Perché secondo alcuni addirittura qui il sole non simboleggia nulla ed è semplicemente il sole come fonte di luce che permette di andare avanti durante il giorno, ma secondo alcuni sarebbe la scienza speculativa, secondo altri la ragione naturale che guida la ragione umana di Virgilio. Non ci sono accordi su questa simbologia, ma il fatto è che Virgilio continua ad assegnare delle caratteristiche al sole cui si rivolge e al verso 19 afferma: tu scaldi il mondo, tu sovresso luci, s'altra ragione in contrario non ponta, esser dien sempre li tuoi raggi duci. Cioè tu riscaldi il mondo, tu lo illumini, riluci sopra il mondo, se non c'è una motivazione in contrario che invia verso un'altra parte, i tuoi raggi devono essere sempre guida, duci. E quindi Virgilio dedica queste parole al sole e presenta l'importanza del sole come condottiere dell'essere umano, che sarà importante poi nel seguito del canto, perché come vedremo al verso 67 gli invidiosi sono puniti attraverso un contrappasso che impedisce loro vedere il sole. E quindi grazie all'unione tra quell'affermazione che può fare Dante dopo aver visto come sono gli occhi degli invidiosi e queste parole di Virgilio, possiamo anche capire che il loro peccato impedì loro di essere condotti verso il bene anche secondo la natura
e non solo secondo, diciamo, l'etica necessariamente cristiana, perché infatti, come vedremo, il peccato che qui si sta scontando, quello dell'invidia, è un peccato che punì, diciamo che offese le anime anche prima di Cristo, così come anche, scusate, sta squillando il telefono, lo lancio fuori da questo mio studio. Scusatemi, suona, squilla così di rado il telefono fisso che non sono abituata neanche a vedere dov'è prima che inizino le lezioni. Allora, riprendiamo. Stavamo dicendo che sia il peccato dell'invidia, sia l'amore che gli si oppone, dagli esempi che ora vedremo, non sono prerogativa dei cristiani, ma l'invidia sembra di opporsi anche alla carità umana che c'è in questo mondo, che non dipende necessariamente dall'amore di Dio, ma che esisteva anche in un periodo pre-cristiano. Perciò forse Dante come scrittore ha deciso di mettere in bocca di Virgilio, che chiaramente non gode della grazia cristiana, queste parole di guida del sole anche in ambito precristiano, il sole che, come dicevo, gli invidiosi non possono vedere. Allora, al verso 22, sono finite le parole di Virgilio, riprende il Dante poeta: quanto di qua per un migliaio si conta, tanto di là eravam noi già iti, con poco tempo per la voglia pronta. Allora, quanto di qua nel mondo noi calcoleremmo come una miglia, tanto di là avevamo camminato, dice Virgilio, dice Dante. Questo è interessante perché in qualche modo è come se il Dante scrittore, già tornato nel mondo, facesse una sorta di paragone o rappresentazione, diciamo, o riferimento tra quello che faceva nel purgatorio e quello che fa nel mondo. Cioè, non gli basta dire abbiamo camminato una miglia, dice quello che qua nel mondo sarebbe stato chiamato una miglia era l'equivalente di quello che abbiamo fatto là, come riconoscendo una prospettiva spazio-temporale diversa dal mondo che abitiamo tutti i giorni. E avevamo fatto quasi una miglia, dice Dante, in poco tempo per la voglia pronta, ricordando che lui aveva già superato simbolicamente la superbia, il peccato più grave, e che quindi era in condizioni di leggerezza notevoli in confronto con la sua condizione non appena entrati nel purgatorio. Vi ricordate che il canto precedente si era concluso con questa constatazione di Dante, che ormai aveva sulla fronte solo 6 pi dei 7 che l'angelo portiere gli aveva inciso, e che anche quei 6 rimasti erano abbastanza dileguati, morto ormai la superbia in sé, e quindi camminano molto più velocemente di quanto non l'avessero fatto nella prima cornice. E al verso 25, verso noi, volar furon sentiti, non però visti, spiriti parlando, alla mensa d'amor cortesi inviti. Allora, come avevano percorso una distanza analoga a una miglia nel mondo, Dante e Virgilio hanno sentito delle voci, spiriti che parlavano, invisibili però, che volavano e dicevano, qui il verbo parlare al verso 26 è transitivo, dicendo inviti cortesi alla mensa d'amore, cioè al banchetto d'amore. Molto importante questo, perché come ora ci rivelerà Virgilio, è questo che sente Dante, è analogo
ma orale, perché come capiremo fra un po', gli occhi degli invidiosi, dei penitenti, non gli avrebbero permesso di vedere gli stimoli, analoghi alle scene degli altorilievi che avevano visto nella prima cornice, che vi ricordate, quelli incisi sulla parete, portavano alla memoria e all'ammirazione artistica delle scene, nel caso della prima cornice, di umiltà, cioè della virtù opposta alla superbia, che era il peccato che lì si puniva. Queste voci, che qui vengono definite dal Dante poeta come inviti cortesi alla mensa d'amore, sono chiaramente stimoli positivi a fare la virtù che si oppone all'invidia, che è il peccato che si sconta appunto in questa seconda cornice e che si annuncia già come qualcosa di legata fortemente all'amore. Cioè la carità, l'amore del prossimo è la virtù che si oppone appunto all'invidia. E chiaramente l'idea della mensa, cioè del banchetto conviviale, è chiaramente importante perché, come sapete, importantissimo per la nostra cultura, per gli italiani in particolare, è la condivisione fraterna o amichevole dei pasti, vero? Il mangiare insieme. Allora inizia al verso 28 la serie di esempi di carità che invitano i penitenti ad abbracciare la virtù che, insomma, può pulirli dall'invidia che li ha macchiati in vita. E come avevamo accennato anche a proposito, vi ricordate che nel caso della prima cornice, la prima scena scolpita sul monte era l'annunciazione dell'arcangelo Gabriele a Maria, e lì avevamo anticipato che l'esempio iniziale di ogni virtù in tutte le cornici del Purgatorio ha provenienza dal repertorio mariano, perché in lei si radunano tutte le virtù nella loro massima espressione. Anche qua la prima voce che sentono i penitenti e Dante con essi proviene appunto dal Vangelo di Giovanni. La prima voce che passò volando, vinum non habent, altamente disse, dietro a noi l'andò reiterando. Chiaramente vinum non habent è la frase che la frase di Maria, vero? Che dolcemente dice nelle nozze di Cana a Gesù e che provoca il primo dei miracoli di Gesù. Importantissimo il tono qua, perché Maria non chiede, non dà ordini, fa solo una constatazione: non hanno del vino. E questo innesca appunto questo primo miracolo di Gesù. Quindi è proprio un'osservazione su un problema altrui, quello che dà luogo al miracolo. E questa frase suona e Dante dice: passa volando questa voce, e dietro i passi di Dante e Virgilio continua a suonare, chiaramente sentita dai penitenti. E al verso 31, e prima che del tutto non si udisse per allungarsi, un'altra isonoreste passò gridando e anco non s'affisse. Cioè prima che non smise di sentirsi del tutto, perché era già lontana questa prima frase, un'altra passò gridando isonoreste, e neanche questa si fermò lì ma continuò a suonare. Questa è una citazione che Dante prende, come al solito, diciamo, va intercalando esempi cristiani dell'Antico Testamento e anche pagani, come in questo caso. Dante la prende dal De Finibus di Cicerone, ma che a sua volta una citazione di Pecuvio, che Dante non conosce direttamente, dove si racconta come
Creonte che avesse, diciamo, che voleva aggiustiziare Oreste, no? E il figlio di Agamennone che aveva ucciso Clitemnestra per vendicare suo padre, e che Oreste, avendo questo Pilade, questo grande amico, Creonte non sa quale dei due è Oreste, al momento in cui deve ucciderlo, Pilade si dichiara Oreste, cioè tutti e due dicono io sono Oreste, e quindi è un esempio di amicizia che va oltre la conservazione della propria vita, in cui l'amico vuole salvare l'altro e anche Oreste ovviamente vuole subire lui stesso la pena che gli spetta. E da quel che racconta Cicerone, cioè nella fonte che Dante lesse, quando a teatro si rappresentava questa scena, tutto il teatro urlava io sono Oreste e applaudivano. E questo è interessante perché fin dai commentatori antichi questo particolare è tramandato, probabilmente Dante ha voluto, così come nel primo esempio la carità è motivazione del miracolo, in questo caso è motivazione di entusiasmo umano anche presso i pagani. E questo è molto interessante perché non a caso Dante lesse anche il De Amicizia di Cicerone, dove c'è anche questo esempio di Oreste, Egum sum Orestes. Evidentemente il valore dell'amicizia è qualcosa che Dante riconosce indipendentemente dalla fratellanza cristiana, come un valore che apparteneva anche alla morale classica, vero, pagana. E Dante allora al verso 34, sentendo queste voci volanti, chiaramente Dante non appartiene a una cultura che conosca gli altoparlanti, va bene? E quindi si sorprende di sentire delle voci che non può associare a qualcuno che vede, e quindi domanda a Virgilio: oh Dio padre, che voci sono queste? Domanda Dante a Virgilio. E Virgilio non fa in tempo a rispondere che arriva un terzo esempio che suona al verso 35. Ecco mio, domandai, ecco la terza dicendo, amate da cui male aveste. Questo chiaramente è un precetto cristiano importantissimo che si oppone alla morale antica di amare chi ti fa il bene e avere come nemico chi ti offende, che appartiene al meraviglioso discorso della montagna riportato da Matteo, quasi identico da Luca, che diciamo manifesta l'amore del prossimo fino a un estremo che è appunto amare il proprio nemico, quello che ti fa del male. E poi vedremo più avanti degli esempi di mansuetudine che ripropongono questo atteggiamento. Allora, questo terzo esempio evangelico si era intromesso, come dicevo, tra la domanda di Dante e la risposta di Virgilio, il che è interessante perché si vede che questi esempi volanti che suonano in qualche modo sono molto solleciti, non danno luogo a che uno scompaia, che ne arriva un altro. E Virgilio al verso 37 risponde, è il buon maestro, questo cinghio sferza la colpa della invidia, però sono tratte d'amor le corde della ferza. Virgilio risponde con una, diciamo, con un'immagine, una similitudine che è quasi un'allegoria, vero? In cui l'invidia, qui viene nominata per la prima volta la colpa che qui si sta purgando, viene sferzata da una cinghia. Allora gli dice, questo stimolo che castiga la colpa dell'invidia è fatto il cinghio con le corde d'amore.
E quindi, di nuovo, così come era apparso il termine amore al verso 27, anche qui al verso 39 Virgilio esplicita il contrasto tra l'invidia, questo secondo peccato capitale, e l'amore della mensa a cui stanno invitando appunto queste voci volanti. Allora, visto che è apparsa per la prima volta la parola invidia, bisogna fare una breve digressione su che cosa intende Dante per invidia, già che insieme alla superbia è un altro dei peccati che non ha una rappresentazione, diciamo, a sé stante nell'inferno. Vi ricordate che nessuno dei cerchi infernali punisce gli invidiosi. E quindi abbiamo, almeno per quel che riguarda il primo libro, non abbiamo molta informazione, non abbiamo almeno una definizione di Virgilio sull'invidia che precede questo libro. Ce l'avremo, sì, quando leggeremo il canto 17, dove sarà definito ognuno dei peccati capitali. Ma finora che sappiamo dell'invidia? Abbiamo saputo fin dal primo canto dell'Inferno che la lupa che rappresenta la cupidigia è stata messa nel mondo dall'invidia. Vi ricordate che Virgilio, quando fa la profezia del veltro, dice che questo cane da caccia caccerà la lupa da ogni villa e la farà tornare nell'inferno la onda invidia prima di partirla. Cioè, da dove per la prima volta l'invidia, che lì quasi personifica Lucifero, e quindi essendo Lucifero l'opposizione di Dio invece di amore è appunto invidia, l'ha mandata al mondo. Questo è importante perché vedremo quando parleremo con uno degli spiriti invidioso che si sta purgando lì, che c'è effettivamente una contiguità, potremmo dire quasi genetica, tra l'invidia e la cupidigia. Perché siccome l'invidia consiste nel non vedere bene il bene altrui, poi più avanti avanzeremo su questa definizione, è fortemente legata alla cupidigia perché dipende dal rivolgere il proprio desiderio verso quei beni che, se condivisi, diminuiscono. Di questo avremo modo di parlare la settimana prossima, perché Virgilio farà un discorso esplicito su questa cosa. Cioè, i beni del mondo, i beni materiali, se qualcuno del prossimo ce l'ha, noi ne abbiamo di meno. E quindi questo desiderio sbagliato, errato, di un bene che promette felicità e non lo dà, ha in sé intriso il rischio dell'invidia, il rischio di non vedere con piacere il bene altrui. Mentre invece, come ci insegnerà Virgilio la settimana prossima, se noi umani rivolgessimo il nostro desiderio al vero bene spirituale, non avremmo questo rischio. Anzi, saremmo sempre più contenti se gli altri lo condividono con noi. L'altra cosa che di solito, diciamo, uno, se è memore del viaggio infernale, tende ad associare con l'invidia è il discorso di Pier della Vigna di Inferno XIII. Vi ricordate che lui, diciamo, questo cancelliere di Federico II di Svevia, approfitta del viaggio di Dante per rinfrescare la sua fama nel mondo, visto che è stato oggetto di un'accusa calunniosa di cui vuole appunto difendere la propria memoria. Nel raccontare la propria tragica vicenda, perché appunto questa falsa accusa lo portò alla disperazione, quindi alla violenza contro se stesso e alla morte per le proprie mani, dalla colpa all'invidia attraverso questa allegoria della meretrice che è vizio delle corti.
E quindi c'è anche un aspetto importante sociale e politico dell'invidia, chiaramente almeno nell'inferno dantesco, che come vedremo avrà uno sviluppo nel personaggio di Sapia, che è il solo invidioso dove Dante, con il quale Dante parlerà in questo canto. Allora, poi torneremo sul significato anche etimologico di invidia quando vedremo qual è la punizione di questi invidiosi. Quindi Virgilio ha appena detto che queste voci volanti, di cui Dante ha appena domandato, è uno stimolo che sta sferzando la colpa dell'invidia attraverso l'amore. E al verso 40 annuncia: lo fren vuole essere del contrario suono, cioè vuole essere il freno del suono contrario, cioè del suono che, come diremo più avanti, è analogo a quello che nella prima cornice è disegnato sul pavimento, cioè esempi di quel peccato punito nel caso della prima cornice, la superbia, e in questo caso l'invidia. E infatti Virgilio al verso 41 annuncia a Dante: credo che l'udirai per mio avviso prima che giunghi al passo del perdono, cioè credo che tu udirai voci volanti analoghe a queste, ma che ricordano casi di invidia punita prima di arrivare al passaggio del perdono, dove l'angelo ti toglierà il P dalla fronte che rappresenta l'invidia. Vedete come Virgilio, che non conosce questo regno, ma che non essendo un peccatore ha la mente del tutto libera per capirlo, ha già potuto, con l'esempio della prima cornice, capire come funzionano tutte. Mentre invece Dante non è riuscito a far questo. Dante si è sorpreso di queste voci e non è stato in grado di fare questa analogia con gli altorilievi della prima cornice. Virgilio non solo ha capito perfettamente, ma riesce anche a profetizzare una cosa che noi sapremo di seguito durante la lettura, e cioè che funzionano così le cornici: hanno sia lo stimolo positivo verso la virtù che si oppone a ogni peccato, sia lo stimolo, diciamo, di punizione degli esempi storici dello stesso peccato. E dopo aver risposto questo a Dante, al verso 42 aggiunge il maestro: ma ficca gli occhi per l'aere ben fiso e vedrai gente innanzi a noi sedersi e ciascuno lungo la grotta assiso. Cioè, ma tu fissa con lo sguardo attraverso l'aria fissamente, cioè guarda con attenzione e vedrai che c'è gente che si siede davanti a noi e ognuno è seduto lungo la parete della montagna, la grotta. Quindi Virgilio non soltanto ha capito a quale sistema appartengono le voci volanti, ma ha anche visto gli invidiosi penitenti che Dante non aveva potuto vedere da solo. Vedo che ho qualche domanda sulla chat, quindi approfitto qua. Qualcuno domanda cos'era un neologismo. Un neologismo è una parola inventata da un autore che prima non esisteva. In questo caso ci riferiamo a parole inventate da Dante. Io l'ho detto a proposito del verbo dismalare, che appariva al verso terzo. Dismalare, una parola inventata ovviamente sull'aggettivo malo, malus, con il prefisso privativo dis. Qualcuno domanda? Dice: per stare al tema, oggi leí il canto 3 a través de internet. Mi duda è perché en el que hablaba los violentos, me equivoqué, sí. Non ho capito la domanda. Qualcuno ha letto, Monica, quello che stai dicendo è che oggi hai letto il canto 13 dell'Inferno? Dove ci sono i... Non so, hola Claudia, hola, come stai? Bien, grazie. Para estar en tema, traté de buscarlo por internet y en el canto 13 que encontré yo,
Hablaba de las arpías, de los violentos, del suicidio. Ah, quello è il 13 dell'inferno, certo. Il 13 No, niente, quello è il 13 dell'inferno, cui ho appena fatto riferimento a proposito di Pierre della Vigna, dove non a caso si parla dell'invidia della corte. Ah, come io non hice tutto il corso, per questo mi incorporé hace poco e non ho fatto niente. Va bene, sì, la distinzione tra inferno, purgatorio e paradiso è importante, guardate ogni volta che cercate informazioni. Scusa, grazie. Niente, anzi è utile, no? Perché ci fa notare come Dante, tra le altre cose, tiene conto del numero di ogni canto nelle diverse cantiche, e infatti se qualcuno di voi è interessato a questo potete trovare su internet i vertical readings, cioè le analisi che si sono fatte sui canti che hanno lo stesso numero nelle tre cantiche. Molto interessante. Io non ho mai letto quello che appartiene ai canti 13, ma se mi fosse assegnata un'analisi di questo tipo, chiaramente troverei l'invidia in entrambi, quindi sarebbe anche da studiare questo rapporto. Grazie. Prego. Allora, al verso 45, dove eravamo rimasti, Virgilio aveva indicato a Dante di fare uno sforzo con gli occhi per distinguere sulla parete della pietra scusate che è venuta una domanda alla chat e mi sono persa, sul colore della pietra, dei penitenti che sono seduti lì e che Dante non ha visto. Allora, Marisa domanda, si chiama, è in inglese, Vertical Readings, si trovano su internet. Allora, al verso 46, Dante, seguendo l'indicazione del maestro, allora più che prima gli occhi apersi. E questo è interessante, no? Perché Dante apre gli occhi per guardare meglio, il che è un atteggiamento che si oppone esplicitamente a quello che poi vedremo è il contrappasso degli invidiosi. E questo dico che è interessante perché, a differenza di quanto è capitato nella cornice dell'invidia, dove l'atteggiamento fisico di Dante era analogo a quello dei penitenti di Superbia, perché lui si chinava, camminava lentamente con loro, l'aveva detto più volte, suggerendo una cosa che si espliciterà in questo canto, e cioè che lui stesso è destinato a purgare la superbia. Nel caso dell'invidia capita quasi il contrario, cioè mentre i penitenti hanno gli occhi cuciti, il Dante scrittore si sofferma sull'apertura degli occhi di Dante, caratterizzando il proprio personaggio come lontano da questo peccato capitale. Allora, al verso 46, guardammi innanzi e vidi ombre con manti al color della pietra non diversi. Allora Dante, guardando con più attenzione davanti a sé, vede delle ombre, dei penitenti, che hanno dei manti dello stesso colore livido della pietra che aveva descritto prima, e quindi quasi indistinguibili dal fondo. E al verso 49, e poi che fummo un poco più avanti, udia gridar Maria ora per noi, gridar Michele e Pietro e tutti i santi. Allora, come al solito, la preghiera dei penitenti accompagna il contrapasso, in questo caso il famoso ora pro nobis, e il nome dei diversi santi cui i penitenti si raccomandano. È interessante anche questo perché in questo caso non è il Padre Nostro, come abbiamo sentito dalle anime dei penitenti di Superbia, bensì una richiesta esplicita ai santi e a Maria di orare per noi, quasi un riconoscimento della necessità che l'essere umano ha della solidarietà altrui. È qualcosa che in vita chiaramente non hanno praticato. E al verso 52 il Dante scrittore, il Dante
poeta, il personaggio che è già tornato dal viaggio, ci prepara a cogliere l'amarezza atroce di questa punizione cui sono sottoposti gli invidiosi. Non credo che per terra vada ancora uomo sì duro che non fosse punto per compassione di quel chi vidi. Cioè non credo, dice il Dante scrittore, che ci sia nel mondo un uomo così duro, così rigido, da non essere punto, cioè ferito dalla compassione di quello che io vidi dopo. Cioè Dante finora ha riconosciuto queste anime sedute aventi un manto dello stesso colore livido della pietra e dell'invidia, ma ci prepara a dire quello che ho visto e che vi sto per descrivere desterebbe compassione in tutti. E al verso 55, che quando fui sì presso di lor giunto, che gli atti loro a me venivan certi, per gli occhi fui di grave dolor molto. Già che quando mi avvicinai a loro, in modo tale che potei vedere con certezza la loro condizione, fui munto attraverso gli occhi di grave dolore. Quindi cominciai a piangere, dice Dante. E al verso 57, questo è importante anche non solo il fatto che Dante pianga, ma anche il fatto che lo racconti con questa immagine molto potente, no? Mungere, sapete che è quello che si fa con le mucche per estrarre il latte, e quindi quasi diciamo una pressione intollerabile agli occhi, non a caso, perché come ora vedremo, la colpa dell'invidia è legatissima alla vista. Al verso 58 arriva la descrizione appunto di questa condizione che Dante ci sta invitando a commiserare. Di vil ciliccio mi parean coperti, e l'un sofferia l'altro con la spalla, e tutti dalla ripa eran sofferti. Così li ciechi a cui la roba falla stanno ai perdoni a chieder lor bisogna, e l'un il capo sopra l'altro avalla, perché l'altrui pietà tosto si pogna, non pur per lo suonar delle parole, ma per la vista che non meno agogna. Allora, erano tutti coperti di vil ciliccio. Ciliccio è questo tessuto molto aspro che si usa per la penitenza, per la flagellazione, e l'un l'altro si sopportavano a vicenda con la spalla e tutti erano appoggiati sulla ripa, cioè sulla montagna. Primissima condizione di contrappasso. Questi che hanno guardato gli altri con invidia ora hanno bisogno dell'appoggio altrui per essere, con la schiena in alto. E per darci un'idea, come al solito Dante si serve di un'analogia con una situazione che tutti noi purtroppo continuiamo a conoscere, ci dice che erano come ciechi mendicanti, cioè così i ciechi a cui la roba falla, cioè i ciechi che non hanno da mangiare, stanno ai perdoni a chieder loro bisogni, i giorni di perdono sono fuori dalla chiesa, per soddisfare i loro bisogni, appoggiandosi l'uno sulla spalla dell'altro, quindi avvallando, facendo come una valle con la spalla dove si appoggia la testa dell'altro, affinché la pietà si ponga subito negli altri, non solo a causa delle parole che loro usano per chiedere l'elemosina, ma anche attraverso la vista che viene stimolata anche. E quindi questi erano seduti come ciechi che chiedono la carità appoggiandosi l'un l'altro. E ora, oltre al ciliccio che chiaramente gli fa male sulla pelle, arriva quello che
tocca più precisamente la condizione degli invidiosi al verso 67, e come agli orbi non approda il sole, così all'ombre quivi ond'io parlo ora, luce del ciel di sé largir non vole, che a tutti un fil di ferro i cigli fora, e cusce sì, come a sparvien selvaggio si fa però che queto non dimora. Cioè, è così come ai ciechi non arriva il sole, questo sole che, come abbiamo visto, Virgilio interpella chiedendogli di guidarlo verso il bene, verso la dritta via, nello stesso modo le ombre che erano lì, le ombre di cui sto parlando ora, dice il Dante scrittore, il cielo non vuole elargirli della sua luce, cioè Dio non vuole che a questi arrivi la luce del sole, così come non arriva ai ciechi del mondo, giacché tutti avevano i cigli forati e cuciti con un fil di ferro, come si fa con uno sparviero grifagno, cioè scusate, selvaggio, mi è venuta la definizione del canto quarto, lo sparviere grifagno dello sguardo di Giulio Cesare, come si fa con un uccello da caccia che gli si cuciono gli occhi quando sono molto agitati. Era appunto una pratica della falconeria, quella di cucire gli occhi affinché stettero fermi. E appunto attraverso questo, che è chiaramente il contrappasso più feroce, vero? Quello che più ci colpisce e che più contrasta con l'apertura degli occhi di Dante, il fatto che abbiano gli occhi feriti, forati da un fil di ferro che chiaramente li fa soffrire, nonché gli impedisce di vedere la luce del sole che li avrebbe guidati verso il bene. Ed appunto questo contrappasso che di solito si tende ad associare l'invidia al suo valore etimologico di non vedere, la parola invidia appunto ha nella sua etimologia il verbo video, il verbo vedere, che è appunto la definizione di non vedere bene il bene altrui, quindi di soffrire a causa del bene altrui. E infatti è una colpa che San Tommaso, nella sua Summa, definisce come tristizia dei bono prossimi, cioè come tristezza a causa del bene altrui. E non come oggi, non so se c'è qualcuno che oggi era presente alla lezione di letteratura italiana dell'UBA. È venuta fuori, ve lo racconto diciamo molto rapidamente perché ci dà l'idea della distanza che c'è tra questa concezione teologica e l'uso vulgato della parola invidia. Oggi il professor Patat, che è in Italia, mentre faceva una lezione, ha fatto vedere il paesaggio italiano cui si riferiva Dante nel canto, e quindi abbiamo avuto la fortuna di vedere dalla sua finestra gli Appennini cui si faceva riferimento nel testo, e qualche studente ha inviato alla mail: ah, questa visione ci ha fatto, diciamo, come ha detto, sto cercando di tradurre perché questi studenti parlano in spagnolo, ma ha detto qualcosa, ci ha fatto cadere nel vizio dell'invidia. Allora, no, no, questo non è invidia, eh. Il fatto di dire che bello, come mi piacerebbe anch'io essere là, questo non è invidia, questo non ha alcunché di vizioso. L'invidia è soffrire per il bene altrui, non desiderare il bene per se stessi, ma soffrire per il bene degli altri. Va bene? E quindi questi penitenti che effettivamente durante la vita non hanno visto bene il bene altrui, di cui avrebbero dovuto godere anziché soffrire,
adesso sono puniti non a caso nella vista. E al verso 73 il Dante scritto e il Dante poeta ci dice che lui stesso non si sentiva a proprio agio potendo veder loro senza essere visto, perché chiaramente Dante, nonostante tutti i peccati di cui si è macchiato, non era un cafone, era cortese e quindi non si sentiva bene di essere in condizioni di superiorità nei confronti di questi penitenti suoi simili, di nuovo un atteggiamento che contrasta con l'atteggiamento degli invidiosi, si sente come adesso descrive. A me pareva andando a fare oltraggio, veggendo altrui non essendo veduto, perché io mi volsi al mio consiglio saggio. Cioè Dante si sente a proprio agio, potendo vedere loro senza essere visto, e quindi si rivolge a Virgilio con lo sguardo. E Virgilio, che non ha bisogno che Dante parli, perché legge nella mente del discepolo ogni suo pensiero o sensazione, verso 76, ben sapevei che volea dirlo muto, e però non attese mia domanda, ma disse, parlesi e breve d'arguto. Cioè lui aveva capito bene quello che io ammutolendo dicevo, senza parlare, e perciò non attese la mia domanda, ma disse, parla breve e concisamente. E al verso 79, Virgilio mi venia da quella banda della cornice onde cader si puote, perché da nulla sponda sin ghirlanda. Dall'altra parte m'eran le divote ombre che per l'orribil costura prevevan sì che bagnavan le gote. Allora Virgilio era alla mia destra, quindi camminava accanto a me da quella parte della cornice che confina con il vuoto, dalla quale si poteva cadere perché non c'era nessun bordo, come una ghirlanda, insomma, che proteggesse. Dall'altra parte vi erano le ombre divote, cioè i penitenti, che a causa della costura orribile, la cucitura degli occhi, premevano così che bagnavano le guance di lacrime. Questa posizione di Virgilio, che diciamo non permette che Dante cada nel vizio contrario, probabilmente è simbolico del fatto che Dante, mosso dalla sua compassione, forse non avrebbe nemmeno rivolto la parola a loro, perché si sentiva a disagio di parlarci vedendoli senza che gli altri li vedessero. E Virgilio, dicendo parla in modo conciso, quindi chiedi quello che vuoi sapere, è come se impedisse che Dante cadesse dall'altra parte, cioè in una considerazione eccessiva nei confronti di loro che gli avrebbe impedire di imparare da loro. Allora, visto che dal verso 85 inizia il secondo episodio, quello di cui è protagonista Sapia Senese, una penitente toscana tremenda che per fortuna ora nel 2021 sarà già in paradiso, speriamo. Facciamo la pausa ora, i nostri soliti 5 minuti, durante i quali, se avete dei dubbi, vi prego di scrivermi. Grazie. Quindi è tutto chiarissimo, o vi siete addormentati? Non lo so, ma continuiamo allora. No, è uno scherzo, vi vedo lì. Chi di voi ha gentilmente la telecamera accesa, vedo che avete un aspetto vitale. Allora, qualcuno domanda qua? Invidia a soffrire per il bene altrui in tutti gli aspetti, non soltanto per quello che riguarda il bene materiale. No, infatti, non soltanto per quel che riguarda i beni materiali. Infatti, lo vedremo ora. Dall'esempio di questa, di questo personaggio, scusate che il cane voleva sentire la spiegazione ma ora si è pentito. Scusate, oggi è un giorno di interruzione. Allora riprendiamo dal verso 85.
Vi ricordate che Virgilio ha appena consentito a Dante di parlare brevemente con le anime, anzi l'ha invitato a farlo, e Dante quindi, come al solito, domanderà se tra i penitenti c'è qualche italiano. Volsimi a loro e, o gente sicura, incominciai di vedere l'alto lume che il disio vostro solo ha in sua cura, se tosto, grazia, risolva le schiume di vostra coscienza. Sicché chiaro veressa scenda della mente il fiume, ditemi che mi sia grazioso e caro, la s'anima è qui tra voi che sia latina, e forse lei sarà buon, si l'appare. Vedete che Dante, che sta piangendo per la sorte di queste anime, si rivolge a loro dandogli speranze, vero? E quindi chiamandole, o gente sicura, di vedere l'alto lume che il vostro desiderio ha solo nella propria cura. Quindi, in qualche modo, confortandoli, del dolore che stanno soffrendo, perché hanno la speranza certa di vedere appunto quell'alto lume, quella luce che metaforicamente è Dio, è la contemplazione, beata di Dio. Ma che Dante non a caso pone nella sua formulazione retorica come alto lume, alta luce, proprio nei confronti di loro che per il fatto di avere gli occhi cuciti non stanno potendo vedere la luce del sole naturale. Allora, è immediatamente al verso 88, attraverso il solito sé desiderativo, augura loro che tosto, cioè presto, la grazia dissolva le schiume della loro coscienza in modo che possa scendere chiaro il fiume della mente. Bellissima metafora, molto visiva, attraverso la quale Dante augura una pronta liberazione dal peccato affinché fluisca il fiume della coscienza. E in nome di questa pronta guarigione delle anime, al verso 91 domanda: ditemi, già che mi sarà pieno di grazia e caro, prezioso, se c'è tra di voi qualche anima di un italiano. E forse anche a quell'anima può essere buono vedere me, come abbiamo già saputo a lungo, sia nell'antipurgatorio che tra i penitenti di Superbia. Avranno la possibilità di chiedere dei suffragi in loro favore, i penitenti. E al verso 94, siccome Dante ha domandato se c'è qualche anima latina, quindi italiana, vedete interessante la correzione che un'anima fa subito a Dante, che rende il tipo di lavoro che queste anime degli invidiosi stanno facendo su se stesse. O frate mio, ciascuna è cittadina di una vera città, ma tu vuoi dire che vivesse in Italia peregrina? Quando Dante ha domandato se c'è qualche italiano, quest'anima ha risposto: fratello, tutte le anime di qua sono cittadini di una vera città, cioè della Gerusalemme celeste, di quella vera patria che è comune a tutti noi, come dicendo la patria del mondo, il fatto di essere italiani o essere francesi, corrisponde allo stato di pellegrinaggio, e cioè di cammino di ritorno alla vera patria, che è la condizione di ogni cristiano nel mondo. Perciò poi aggiunge: ma tu ti riferisci, quando dici latina, qualcuno che vivesse in Italia come peregrino. Cioè, un'anima che mentre faceva il pellegrinaggio di ritorno alla vera patria, occupava una patria effimera, come quella del luogo di nascita del corpo. E Dante allora, al verso 97, questo mi parve per risposta udire più innanzi alquanto che là dove io stava, onde io mi feci ancor più là sentire. La solita precisione e verosimiglianza.
forza. Siccome Dante ha parlato, ma queste anime non sanno dov'è Dante, perché hanno gli occhi cuciti, non lo possono vedere, Dante dice, mi sembrò di udire questa risposta più avanti a noi rispetto a dove io ero, per cui io mi feci un po' più avanti per sentire. E al verso 100, tra l'altre, vidi un'ombra che aspettava in vista, e se volesse alcun dir come, lo mento a guisa d'orbo in su levava. Di nuovo il paragone con i ciechi. Dice, io vidi avanzando, siccome quest'anima ormai tace, non parla più, Dante cerca di intuire chi di queste anime che sono tutte sedute appoggiandosi tra di loro e contro il muro ha parlato prima, e ne vede una che ha un atteggiamento di stare aspettando che lui parli, e lui dice, volete sapere come? Aveva il mento come gli orbi, cioè come i ciechi quando chiedono l'elemosina. E allora Dante riconosce che è questa l'anima che ha parlato prima, e al verso 103, spirito diss'io che per salire ti domi, che per salir ti dome, se tu sei quelli che mi rispondesti, fammiti conto, o per luogo o per nome, cioè spirito che ti stai domesticando per salire, cioè ti stai domando, correggendo per salire alle stelle. Se tu sei quello che mi hai risposto prima, fattimi noto, cioè fammiti conto, o attraverso il tuo luogo d'origine o attraverso il tuo nome. Appunto le due modalità attraverso le quali di solito manifestano la propria identità i dannati o i penitenti. E quest'anima, a verso 106, chiaramente un'anima italiana, io fui sanese, rispose. E con questi altri rimendo qui la vitaria, lagrimando a colui che se ne presti. Cioè io fui senese, dice quest'anima, e insieme a questi altri sto rammendando la vita colpevole che ebbi, chiedendo con le lacrime a Dio che si conceda a noi. È interessante come quest'anima subito riconosce un'appartenenza a un gruppo come parte della correzione del proprio atteggiamento invidioso e probabilmente individualista del mondo, perché immediatamente dopo la prima presentazione in prima persona singolare o funzionese aggiunge con questi altri, quindi faccio parte di un gruppo, sto e correggendomi, e di nuovo in prima plurale che se ne presti, cioè che si conceda a noi, quindi è parte chiaramente del lavoro che sta facendo su se stessa. E subito dopo al verso 109 si presenta con nome, savia non fui, avvegna che sapia fossi chiamata, e fui degli altrui danni più lieta assai che di ventura mia. Tremenda definizione che ci fa capire l'infelicità degli invidiosi. Dice, io non sono stata saggia, ma sfruttando l'origine etimologica, dice, nonostante fossi chiamata sapia. Ecco, questa sapia della famiglia dei Salvani era una famiglia nobile, appunto, di Siena, e la zia di Provenzal Salvani che abbiamo conosciuto nella cornice degli invidiosi. Vi ricordate che Oderisi da Gubbio aveva segnalato a Dante un rappresentante della superbia del potere politico, di cui oggi a Siena aveva detto quasi non se ne parla, ma che era famoso in tutta la Toscana. Vi ricordate? Beh, questo superbo era il nipote di Sapia. Ve lo ricordo non solo per, diciamo, un incrocio intertestuale, ma anche perché in questa scena che adesso Sapia ricorderà c'è Provenzan Salvani,
quest'uomo superbo di potere politico. E guardate, subito dopo aver detto il proprio nome, dice: e fui più felice, cioè molto più lieta del danno altrui, cioè del male che subivano gli altri, di quanto non fossi stato della mia ventura. Tremendo questo, ed è una definizione geniale degli invidiosi, che anziché godere del bene che hanno, godono quando gli altri stanno male. E al verso 112, siccome è una definizione davvero un po', sembrerebbe quasi inumana, spropositata, intuisce forse che Dante non ci crede o che crede che lei sia iperbolica, e quindi al verso 112 aggiunge: e perché tu non creda che io ti inganni, o di si fui, come io ti dico, folle, già discendendo l'arco dei miei anni. Cioè, finché tu non creda che io sto esagerando, senti come io fui folle già quando ero vecchia, cioè nell'arco discendente dei miei anni. Quindi quando il peccato diventa ancora più grave. Perché Dante ha quest'idea, la dice nel Convivio, ed è sottintesa anche nel canto 27 dell'Inferno, che durante la giovinezza, quando in questa metafora della vita come viaggio di nave si è ancora in alto mare, quindi in mezzo alle passioni, il peccato è qualcosa di più congruo con l'età. Mentre man mano che ci si avvicina al porto della morte durante la vecchiaia, è appunto l'occasione di mettere l'anima in pace con Dio. E invece questa dice che anche da vecchia continuava a peccare. E racconta una scena che corrisponde alla visione che lei ha dalla finestra del suo castello, vedendo come nella Val d'Elsa c'è una battaglia, è stata una battaglia del 1269 tra i fiorentini guelfi e i senesi, i bellini, insieme ad altri ghibellini, dove i senesi furono sconfitti. E i senesi, cioè i compatrioti, i concittadini di lei, erano comandati appunto da Provenzan Salvani, suo nipote. E quindi lei adesso racconta questa scena tremenda. Verso 115. Era di cittadini miei presso a colle, in campo giunti coi loro avversari, e io pregava il Dio di quel che i volle. Cioè i miei concittadini erano vicini a colle, arrivati al campo di battaglia insieme ai loro nemici, e io pregavo Dio di quello che Dio aveva già prefissato. Ma lei è come se si insuperbisse, pensando che le sue preghiere motivarono la sconfitta dei suoi concittadini. È già abbastanza tremendo che lei voglia che perdano la battaglia i suoi concittadini, no? Tra cui potete capire che in città piccole come erano le città medievali implicava la morte di parenti, amici e conoscenti, va bene? Tra cui il suo stesso nipote che morì in quella battaglia, va bene? E allora al verso 118, rotti fuor quivi e volti negli amari passi di fuga, e veggendo la caccia, Letizia presi a tutte altre dispari, tanto ch'io volsi in sull'ardita faccia, gridando a Dio, o mai più non ti temo, come fe il merlo per poca bonaccia. Mamma mia, che coraggio che ha quest'anima, che è ormai nel regno della salvezza,
cioè si è pentita chiaramente di questi peccati e probabilmente proprio come parte della penitenza che deve fare si confessa davanti a Dante, sapendo che Dante metterà questa immagine orrenda di lei nel suo libro come parte del lavoro che fa su se stessa, denunciandosi senza pietà. Allora ci fu questa rotta dell'esercito e io li vidi nel campo rivolti negli amari passi della fuga, i miei concittadini, e vedendo come erano cacciati dall'esercito fiorentino nemico, presi una letizia incomparabile, vedendo che i miei parenti e concittadini erano perseguitati e ammazzati dal nemico, così superiore a tutte le altre letizie, lei aveva già detto che il male altrui le dava più piacere di qualsiasi ventura propria, tanto che, e guardate questo atteggiamento proprio temerario, io rivolsi in su la faccia ardita, gridando a Dio: non ti temo più, come se Dio fosse diventato un complice delle sue preghiere. E immediatamente dopo, esplicitando la consapevolezza di questa sua follia, paragona se stessa, prendendo probabilmente un proverbio, come fe il merlo per poca bonaccia. Il merlo chiaramente è questo uccello che si prende emblematicamente come quello che canta quando in mezzo all'inverno c'è un giorno mite e canta, si mette a cantare come se fosse già arrivata la primavera, e quindi è usato emblematicamente come esempio di coloro che celebrano prima del dovuto. E dopo aver mostrato se stessa in questo peccato terribile, al verso 124, vedete il contrasto della conversione. Pace volli con Dio sull'estremo della mia vita. Cioè la pace è la prima parola del verso. Cioè mi pentì in extremis. E siccome immediatamente il lettore che ha visto che quelli che si pentono in extremis, i contemporanei di Dante, sono ancora nell'antipurgatorio, aspettando di essere ammessi al purgatorio vero e proprio, immediatamente aggiunge questo, verso 125. E ancor non sarebbe lo mio dover per penitenza scemo se ciò non fosse che a memoria m'ebbe Pier Pettinaio in sue sante orazioni, a cui di me per caritate increbbe. Qui appare un altro personaggio in bocca di lei. Lei dice: io sarei infatti ancora nell'antipurgatorio, non avrei potuto ancora cominciare la penitenza, e che quindi la mia penitenza, il mio dovere fosse già scemato, perché chiaramente se Dante la trova qua vuol dire che ha già superato anche la prima cornice, quella della superbia, quindi la vede piuttosto avanti per essere una che si è pentita sull'orlo della vita. Quindi io sarei ancora più giù, probabilmente nell'antipurgatorio, se non fosse che si ricordò di me nelle sue sante preghiere Pier Pettinaio, un umile artigiano che vendeva pettini, di celebre nelle cronache dell'epoca per la sua santità, cui si attribuivano anche dei miracoli, che per carità soffrì per me. Bellissimo questo, no? Perché in contrasto con quest'anima terribile che gode della sconfitta sanguinosa dei suoi concittadini, c'è
un'umile persona che vedendola così cattiva prega per lei, prega per la sua anima. E quindi in qualche modo è come se Dante ci ricordasse che questi esempi che abbiamo visto di Maria, di Oreste e Pilade, di offrire l'altra guancia e amare coloro che ci hanno fatto del male, non solo sono esempi antichi, ma che esistono ancora delle persone che hanno in sé queste virtù, come Pier Pettinaio, che chiaramente è un personaggio meraviglioso, perché abbiamo tre versi per lui, ma sappiamo che è una persona umile, che si duole per la sorte di una donna nobile che abita in un castello e che è orrenda. È orrenda. E lui, all'estremo opposto, agli antipodi dell'invidia, prega per lei, perché si accorge della sua infelicità, nonostante sia più altolocata di lui, e prega per la salvezza della sua anima. E immediatamente dopo, dopo aver raccontato la sua storia e la sua condizione attuale, al verso 130, come al solito le anime che si sorprendono, insomma, di uno che sta chiedendo di loro, anche se, siccome questi hanno gli occhi cuciti, non ha visto Dante, non ha visto neanche Virgilio, ha sentito solo questa domanda e crede forse, insomma, che Dante sia un penitente, un'anima. Allora domanda al verso 130: ma tu chi sei che nostre condizioni vai dimandando e porti gli occhi sciolti, siccome io credo, espirando ragioni? Cioè, chi sei tu che vai domandando della nostra condizione e da quello che sembra hai gli occhi sciolti, perché hai camminato fin qua, mi hai vista, e sembra che parli respirando? E allora Dante risponde al verso 133: gli occhi di Sio mi fieno ancor qui tolti, ma picciol tempo, che poca è l'offesa fatta per esser con invidia volti. Allora lui immediatamente risponde: perderò gli occhi qua quando sarò morto, ma piccolo tempo, già che non mi sono macchiato molto d'invidia. E di nuovo l'invidia è il rapporto con gli occhi, già che non ho rivolto i miei occhi con invidia al prossimo. E nella terzina successiva appare la confessione di superbia esplicita, che era stata già suggerita, come avevamo notato nelle lezioni precedenti, dalla posizione che assume Dante nel camminare insieme ai penitenti di superbia. Troppa è più la paura, onde è sospesa l'anima mia del tormento di sotto, che già l'un carco di laggiù mi pesa. Cioè, ho molta più paura del tormento della prima cornice, al punto che sento già il peso delle pietre che dovrò caricare quando sarò morto. E quindi questa è la confessione dell'identificazione che Dante prova, che aveva già, insomma, vi ricordate, espresso come personaggio, diciamo, di passaggio nel suo dialogo con Oderisi, quando gli aveva detto gran tumor mi appiani, ma che qui di nuovo confessa apertamente. E al verso 139 Sapia si sorprende che Dante abbia fatto il riferimento al fatto che dovrà tornare alla cornice di sotto, perché nella situazione normale, diciamo, delle anime nel purgatorio si ascende sempre, cioè le anime che sono nella seconda cornice perché non torneranno mai più alla prima. E quindi domanda al verso 139: ed ella a me, chi t'ha dunque condotto quassù tra noi se giù ritornar credi? Cioè, chi ti ha guidato qui tra di noi
se pensi che tornerai alla prima cornice, e Dante al verso 141, e io costui che meco e non fa motto. Cioè quello che è qua accanto a me e che tu non hai notato perché è in silenzio, chiaramente Virgilio, e vivo sono. E qui lo dice chiaramente, sono vivo. E però mi richiedi, spirito eletto, se tu vuoi chi muova di là per te ancora li mortai piedi. E perciò domandami, o spirito eletto per salire in paradiso, se vuoi che io muova ancora i piedi mortali per te, cioè se vuoi che preghi per te oppure che dica a qualcuno di pregare per te. E al verso 145, oh, questa è a udirsi cosa nuova, rispose, che gran segno è che Dio t'ami, però col prego tuo talor mi giova. Cioè, oh, questa è una cosa nuova veramente, udire che qualcuno vivo stia potendo fare la strada del purgatorio, ed è un segno importante dell'amore che Dio ha per te, che ti abbia permesso di fare questo viaggio per morire meglio. Perciò giovami, cioè beneficiami ogni tanto con la tua preghiera. E quindi vedendo che Dante è un'anima così favorita da Dio, gli chiede di pregare per lei. E al verso 148, siccome lei, che si è pentita in extremis, avrà avuto un'immagine terribile in Italia, ma approfitta per inviare un messaggio. Echeggioti per quel che tu più brami, se mai calchi la terra di Toscana, che ai miei propinqui tu ben mi rinfami. Cioè ti chiedo, in nome di quello che più desideri, se tu torni a calpestare la terra toscana, che tu mi rinfami, cioè rinnovi la mia fama davanti ai miei parenti, e cioè di loro che mi sono pentita, che sono salvata. E immediatamente dopo una critica a Siena. Tu li vedrai tra quella gente vana che speri in Talamone e perderagli più di speranza che a trovarla Diana, ma più vi perderanno gli ammiragli. Allora, fa una profezia. Prima gli dice tu li vedrai tra i senesi, ma i senesi nominati attraverso questa perifrasi insultante, quella gente vana che ha ancora speranze in Talamone. Talamone era un porto vicino a Orbatello che implicava una scelta, una possibile uscita al mare che Siena non aveva, e che investiva molti soldi, diciamo, trivellando per cercare di trovare un fiume che si chiama la Diana, che in realtà non esisteva, e che, diciamo, la cui inutile ricerca aveva fatto spendere moltissimi soldi ai senesi. Allora dice quella gente vana che continua ad avere speranza di uscire al mare e perderà ancora più speranza che a trovarla Diana, ma perderanno più gli ammiragli. Secondo alcuni ammiragli vuol dire i veri ammiragli che avrebbero guidato la flotta in questo fiume inesistente, secondo altri gli ammiragli sarebbero gli appaltatori, cioè gli imprenditori che stavano investendo in questa impresa vacua, vero? Ora, il grande problema critico di questo canto è appunto che significano questi ultimi versi in bocca di questa donna, perché è come se lei, dopo aver raccontato della propria conversione, aver, diciamo, implicitamente ringraziato Pier Pettinaio delle preghiere che l'hanno fatto accelerare la sua salita nel monte, è come se fosse tornata alla rabbia contro i concittadini attraverso questi versi, no? Secondo alcuni, questi ultimi versi sono manifestazione della tensione che c'è ancora in lei, tra l'invidia e
la carità che dovrebbe abbracciare progressivamente. Secondo altri invece, siccome Dante, ricordate che l'inferno parla della vanità dei sensi, a un certo punto da una battuta di personaggio è stato bruciato perché non aveva insegnato a volare a uno, che lui gliel'aveva detto per scherzo. Dante aveva domandato a Virgilio retoricamente: esiste gente più vana i senesi, nemmeno i francesi. E quindi questa coincidenza tra il giudizio di Sapia Senese su Siena e la sua gente e Dante stesso ha diciamo spinto altri studiosi a pensare che queste parole di sono giuste e implicano che anche senza invidia lei continua ad avere un giudizio equilibrato e giusto nei confronti dei suoi concittadini. E secondo coloro che la pensano così, c'è l'idea secondo cui non è casuale che noi abbiamo visto il nipote di Sapia nella cornice della Superbia, perché in qualche modo loro sostengono che l'invidia che lei gli portò e la fece desiderare la sconfitta nella battaglia era stata motivata da un atto di superbia politica che, sebbene chiaramente l'invidia sia un vizio, in una misura virtuosa avrebbe destato comunque antipatia da parte da una persona giusta. Ma è un problema tuttora aperto, come dei tanti che ci dà Dante, insomma, per farci lavorare. Vedo che c'è qualche domanda qua. Ah, grazie. C'è un consiglio bibliografico che ci ha mandato Julia Spiur, se non sbaglio, che dice... No, ce l'ha mandato Maria Rosa. Sergoff, credo, dice che c'è un libro di un filosofo spagnolo che descrive magistralmente l'invidia, si chiama La invidia igualitaria. Grazie, immagino che questa persona non ricordi il nome dell'autore. Sì, Gonzalo Fernández de la Mora. Ah, grazie, de la Mora, sì, grazie. Qualcuno consiglia anche Invidia e gratitudine, Melanie Klein, un libro molto bello. Grazie Claudia, grazie a voi. Bene, allora, se non avete altre domande, rileggiamo il canto come di solito facciamo e ci salutiamo fino alla settimana prossima, in cui leggeremo giovedì prossimo il canto 14. E poi ci saluteremo fino ad agosto, perché faremo le nostre solite vacanze a casa, ovviamente, ma un riposo, insomma, purgatoriale durante il mese di luglio. Noi eravamo al sommo della scala dove secondamente si risega lo monte che salendo altrui dismala. Ivi così una cornice lega d'intorno il poggio come la primaia, se non che l'arco suo piuttosto piega. Ombra non li è né segno che si paia, parsi la ripe, parsi la via schietta col livido color della vetraia. Se qui per dimandar gente s'aspetta, ragionava il poeta, io temo forse che troppo avrà d'indugio nostra eletta. Poi fisamente al sole gli occhi porse, fece del destro lato a muover centro e la sinistra parte di sé torse. O dolce lume, a cui fidanza entro per lo nuovo cammin, tu ne conduci, dicea, come condursi vuol qui in centro. Tu scaldi il mondo, tu sovresso luci,
S'altra ragione in contrario non punta, esser dien sempre li tuoi raggi, luci. Quanto di qua per un migliaio si conta, tanto di là eravam noi già iti, con poco tempo per la voglia pronta. E verso noi volar furon sentiti, non però vischi, spiriti parlando, alla mensa d'amor, cortesi inviti. La prima voce che passò volando, vinum non habent, altamente disse, e dietro a noi l'andò reiterando. E prima che del tutto non si udisse per allungarsi, un'altra, i sono reste, passò gridando, e anco non s'affisse. Oh, dissi io, padre, che voci son queste? E com'io domandai, ecco la terza, dicendo, amate da cui male aveste. E il buon maestro, questo cinghio sferza la colpa dell'invidia, e però sono tratte d'amor le corde della ferza. Lo freno vuole esser del contrario suono, credo che l'udirai per mio avviso, prima che giunghi al passo del perdono. Ma ficca gli occhi per l'aere ben fiso, e vedrai gente innanzi a noi sedersi, e ciascuno lungo la grotta assiso. Allora più che prima gli occhi apersi. Guardammi innanzi e vidi ombre con manti al color della pietra non diversi. E poi che fummo un poco più avanti, udia gridar Maria ora per noi, gridar Michele e Pietro e tutti i santi. Non credo che per terra vada ancora uomo sì duro che non fosse punto per compassione di quei chi vidi poi, che quando fui sì presso di lor giunto, che gli atti loro a me venivan certi, per gli occhi fui di grave dolor munto. Di vil ciliccio mi parean coperti, e l'un sofferia l'altro con la spalla, e tutti dalla riva eran sofferti. Così li ciechi a cui la roba falla stanno ai perduri a chieder lor bisogna, e l'uno il capo sopra l'altro avvalla, perché in altrui pietà tosto si pogna, non pur per lo sonar delle parole, ma per la vista che non meno agogna. E come agli orbi non approda il sole, così all'ombre quivi ond'io parlo ora, luce del ciel di sé largir non vuole, che a tutti un fil di ferro i cigli fora e cuscessi, come a sparvier selvaggio, si fa però che queto non dimora. A me pareva andando fare oltraggio, vedendo altrui non essendo veduto, perch'io mi volsi al mio consiglio saggio. Ben sapevei che volea dirlo muto, e però non attese mia dimanda, ma disse, parlesi e breve arguto. Virgilio mi venia da quella banda della cornice onde cader si puote, perché da nulla sponda sin d'Irlanda. Dall'altra parte m'eran le divute ombre che per l'orribile costura prevevan sì che bagnavan le gote. Volsimi a loro e ho gente sicura incominciai di veder l'alto lume che il disio vostro solo ha in sua cura. Se tosto grazia risolva le schiume di vostra coscienza, sì che chiaro per essa scenda della mente il fiume, ditemi che mi fia grazioso e caro. S'anima è qui tra voi che sia latina, e forse lei sarà buon se l'apparo. O frate mio, ciascuna è cittadina di una vera città, ma tu vuoi dire che vivessi in Italia, peregrina? Questo mi parve per risposto udire più innanzi alquanto che là dove io stava, onde io me feci ancor più l'assentire. Tra l'altre vidi un'ombra che aspettava in vista, e se volesse alcun dir come, lo mento a guisa d'orbo in su levava. Spirito dissi io che per salirti dome, se tu sei che mi rispondesti, fammiti conto per luogo per nome. Io fui sanese, rispose, e con questi altri rimendo qui la vita ria, lagrimando a colui che se ne presti. Savia non fui, avvegna che sapia fossi chiamata, e fui degli altrui danni più lieta assai che di ventura mia. E perché tu non creda che io ti inganni, odi si fui, come io ti dico, folle,
già discendendo l'arco dei miei anni. Erano i cittadini miei presso a colle, in campo giunti coi loro avversari, e io pregavo il Dio di quel che volle. Rotti fuor quivi e volti negli amai passi di fuga, e veggendo la caccia, letizia presi a tutte altre dispari, tanto che io volsi in sull'ardita faccia, gridando a Dio, o mai più non ti temo, come fe il merlo per poca bonaccia. Pace volli con Dio sullo stremo della mia vita, e ancor non sarebbe lo mio dover per penitenza scemo, se ciò non fosse che a memoria m'ebbe Pier Pettinaio in sue sante orazioni, a cui di me per caritate increbbe. Ma tu chi sei che nostre condizioni vai dimandando e porti gli occhi sciolti, siccome io credo, espirando ragioni? Gli occhi di Sio mi fiero ancor qui tolti, ma piccio il tempo, che poca è l'offesa fatta per esser con invidia volti. Troppa è più la paura onde sospesa l'anima mia del tormento di sotto, che già l'on carco di laggiù mi pesa. Ed ella a me, chi t'ha dunque condotto quassù tra noi, se giù ritornar credi? E io, costui che meque non fa motto, e vivo sono, e però mi richiedi, spirito eletto, se tu vuoi chi muova di là per te ancor li morta ai piedi. Oh, questa è udire sì cosa nuova, rispose, che gran segno è che Dio t'ami, però col prego tuo talor mi giova, e cheggioti per quel che tu più brami, se mai calchi la terra di Toscana, che ai miei propinqui tu ben mi rinfami. Tu li vedrai tra quella gente vana che speri in Talamone, e perderagli più di speranza che a trovarla Diana, ma più vi perderanno gli ammiragli. Grazie dell'attenzione, ci vediamo giovedì prossimo.